Inizia in questo momento il secondo tempo della gara tra Arcellasco e Serenissima. Ricordiamo il risultato, 5-0 a favore dell'Arcellasco. In questa seconda giornata del torneo, della 15ª edizione del torneo Rotary Cup. Movimento preciso del neoentrato dell'Arcellasco, il numero 5, un vero colosso di attaccante, che con molta tranquillità riesce a realizzare il sesto gol da parte dell'Arcellasco sulla Serenissima al secondo minuto del secondo tempo. Scoramento nei giocatori della Serenissima è molto evidente rispetto ai primi 7-8 minuti del primo tempo, dove la partita è rimasta in equilibrio, anzi con un predominio territoriale da parte della Serenissima, i ragazzi molto motivati che chiamavano tra loro la palla. Ormai dalla metà del secondo tempo e anche in questo momento sono stati veramente ammutoliti dalla grande partita disputata dalla Cellasco. Bel cambio di gioco da parte della Cellasco. Occasionissima. È occasionissima con realizzazione da parte dell'Arcellasco della settima rete. Ancora bel movimento del numero 5 neoentrato, che spizzica la palla quel tanto che basta per arrivare sui piedi del giocatore dell'Arcellasco per il settimo gol.
attaccanti in grande giornata quest'oggi, quelli dell'Arcellasco. Il numero 9 nel primo tempo ha realizzato una tripletta più un assist, sostituito dal numero 5 che in questi primi 5 minuti del secondo tempo ha realizzato un gol e un assist, insomma, perciò molto molto proficuo. Il reparto offensivo dell'Arcellasco. Niente, la Serenissima continua a stentare, chiaramente non riesce più a trovare motivazioni per cercare di reagire visto il pesante passivo. Tiro da lunga distanza di Dukan, centrocampista della Serenissima, che si spegne di poco al lato rispetto alla porta del portiere difeso della Arcellasco. Primo tiro in porta da parte della Serenissima in questo secondo tempo. Ottima conclusione da distanza di Zelaya, difensore della Serenissima, chiude il portiere della Arcellasco. Yeah.
Dai. No, dietro, dietro. Ok. Vediamo, da poco è superato la metà di questo secondo tempo, carambola di sostituzioni, gioco molto frammentato, il risultato rimane fermo sul 7-0 da parte dell'Arcellasco in maglia rossa. È entrato in campo l'ottimo numero 9 dell'Arcellasco, che ha realizzato fino a questo momento una tripletta. Ottima chiusura da parte del difensore, la palla però rimane in gioco. Attenzione ancora allo scatenato numero 9 dell'Arcellasco. Contropiede da parte dell'Arcellasco. Straordinario gol da parte della Celasco, siamo sull'8-0, ma splendida azione veramente da parte del numero 8 della Celasco, che ha lasciato sul posto gran parte della difesa della Serenissima, realizzando una bellissima rete. Risultato in questo momento, ripeto, 8-0 per
un grande Arcellasco questa mattina. Altro spunto dell'ottimo numero 9 dell'Arcellasco, che realizza un poker. Risultato in questo momento è di 9-0 da parte dell'Arcellasco sugli scudi. Chiaramente il numero 9 in maglia rossa, che ha realizzato ben 4 gol, tutti di ottima fattura. L'ottimo centrale numero 6, che ha lasciato veramente pochissimo spazio nella linea difensiva azzurra della Serenissima. Un numero 8 molto veloce, che ha perso pochissimi palloni. Insomma, veramente un bel gruppo. Numero 5 che è entrato e comunque soprattutto nei primi 10 minuti di questo secondo tempo ha fatto la differenza. Un'autostrada davanti al numero 7, chiude Zelaya della Serenissima. Il numero 8 si crea un'altra occasione da gol con un tiro da fuori area che si spegne alle spalle del portiere a letto della Serenissima. Il risultato in questo momento è sempre fermo sul 9-0 a favore di questo ottimo Arcellasco. Suggerimenti da parte dei genitori in tribuna, anche se un po' sconfortati dal risultato. Insomma, ripeto, alla fine l'importante è che i ragazzi giochino. Poi d'altronde, ah, grande ancora azione, verticalizzazione da parte dell'Arcellasco e il numero 5 va alla conclusione, che si spegne poco a lato. Insomma, ragazzi, oggi l'Arcellasco ha fatto veramente una partita superba, con 3-4 ragazzi veramente in grandissima forma. Insomma, piace anche questo, ammirare anche gli avversari quando fanno una partita di questo tipo, imparare anche da loro, insomma. I ragazzi della Serenissima avranno tante altre occasioni, insomma, per dimostrare il loro valore. Momento termina la gara, il risultato finale 9-0 a favore dell'Arcellasco. Complimenti a tutti, in particolar modo a queste Furie Rosse, che oggi hanno disputato veramente una grandissima gara. Ecco il saluto di tutti i protagonisti di questa partita.
Sentite l'applauso degli spettatori, dei genitori in tribuna. Vanno a ringraziare tutti per lo spettacolo che comunque è stato dato anche quest'oggi. Insomma, vedere i ragazzi che giocano a pallone, insomma, è sempre comunque una cosa piacevole. Grazie a tutti e alla prossima.